Fabio Dossi, siamo in Imperia con un incontro con i consiglieri, con il portavoce della regione del Movimento 5 Stelle. Quale sarà l'argomento della serata? Allora, in questa serata tratteremo più argomenti, ma il bello è che le domande sono state scelte dagli attivisti e dai cittadini, cosa che in altri schieramenti non è mai accaduta. Questa è la prima di una serie di tappe che faremo poi in altri territori della Liguria, e questi incontri servono a rendere partecipi le persone di quello che succede dentro il palazzo della Regione Liguria, che spesso e volentieri risulta un ente a sé del quale non si comprendono poi le competenze, ma di competenze ne ha, tipo quella della sanità, che incide per l'80% del bilancio regionale, che si aggira sugli 8 miliardi di euro. Le chiedo anche a questo punto un commento sulla sua sentenza di oggi relativa alle spese pazze, anche se riguarda una legislatura in cui voi non c'eravate. Sì, diciamo che su questo tema io non amo esprimermi, perché ci sono i magistrati che fanno il loro lavoro e quindi poi, come in questo caso, emettono delle sentenze. Se devo dire una cosa, posso dire che la... così vogliamo chiamarla, normativa che c'era, era abbastanza interpretabile, però chiaramente, cioè, se uno è un eletto e qualcuno addirittura si fa chiamare onorevole pur essendo un consigliere regionale, dovrebbe tenere anche dei toni giusti e dei comportamenti consoni al ruolo, e quindi non sperperare i soldi pubblici in determinati acquisti, cene o viaggi.